il motivo di questa alternanza Meret-Ospina, se sarà così anche in questa stagione come nella precedente? Allora, l'unico motivo è che sono due portieri molto affidabili, molto seri, chi per qualità, chi per esperienza, e quindi rientra nella logica dell'alternanza e sarà così. Corriere della Sera. Mister, guardando solo il campionato sono 10 gol subiti in 5 partite, la media è di 2 a partita. Guardando anche il modo in cui si è difeso nel secondo tempo oggi, è preoccupato? Come spiega questa situazione? Ma dunque, abbiamo preso, è vero, 10 gol, ma ne abbiamo presi 7 le prime due giornate. In queste ultime partite, compresa la Champions con Liverpool, abbiamo preso, diciamo, un gol su calcio di rigore, un gol su calcio d'angolo oggi. Come lo spiego? Lo spiego che dobbiamo trovare, diciamo, la condizione migliore da parte di tutti, perché che per un verso è una difesa abbastanza nuova, ci sono state alcune defezioni, oggi abbiamo perso i due centrali nel momento topico della partita, insomma un po' tutto questo, ma insomma nell'ultimo periodo la difesa si è comportata bene, insomma. A proposito di centrale, mister, buonasera. Per chiederle delle condizioni di Manolas e di Maksimovic, perché entrambi sono stati sostituiti, e come si spiega anche un atteggiamento un po' troppo contratto, probabilmente, nella ripresa, se ha visto qualcosa che non le è piaciuto quando il Brescia si è profuso in un forcing comunque importante. Grazie. No, io quello che hanno non lo so ancora, credo che sarà valutato domani, vediamo se sono disponibili per la partita di mercoledì. Il secondo tempo è successo che, diciamo, non abbiamo giocato con la stessa lucidità del primo tempo, poi dopo si è messo l'infortunio dei due difensori centrali, abbiamo perso sicurezza nella costruzione da dietro, nel finale non abbiamo mai iniziato il gioco da dietro proprio perché non c'era l'abitudine, credo che quella è stata, diciamo, la chiave del buon primo tempo. Il fatto che si usciva bene da dietro e c'era velocità davanti. Abbiamo optato per la palla lunga e abbiamo perso un po' di sicurezza, ma insomma un po' di apprensione è normale che ci sia. Ultime due. Mister, buonasera. Volevo chiedere solo del cambio Llorente e il Massimo. Come mai ha scelto poi un centrocampista? C'era qualche problema tattico? Perché poi la squadra è sembrata abbassarsi pochino perché troppo, perché Llorente la teneva su un po'. Mancava di Llorente, Llorente era stanco e allora ho messo un centrocampista in più per cercare di, in fase di possesso, di avere una gestione migliore, considerato che mancava poco alla fine. Grazie. Mister, buonasera. Lo scorso anno, quando qualche volta non ha giocato Lorenzo Insigne, ha adattato Younes nel suo ruolo. Come mai nelle tornazioni quest'anno non è stato ancora utilizzato? Ma non è stato ancora utilizzato perché probabilmente in questo periodo ho visto dei giocatori in condizioni migliori. Sta lavorando seriamente, avrà, come ha avuto l'anno scorso, le sue opportunità. Ci vediamo l'ultima Napoli Magazine e poi ci vediamo a Genk, no? Lo immagino voi verrete più o meno tutti, bene? Nonostante tutto, nonostante qualche piccola difficoltà, comunque il Napoli risponde presente. C'è invece la sensazione dell'opinione pubblica che quasi si spinga per dire che c'è solo l'Inter a dar fastidio alla Juventus. Invece il Napoli, al di là del mercoledì sfortunato, è lì. Meglio non dirlo oppure... No, meglio non dirlo, meglio... pensare a quello che dobbiamo fare meglio concentrarci su quello che, sugli impegni che abbiamo. Mercoledì è una partita fondamentale per il nostro gruppo, visto che l'abbiamo iniziata bene, e perciò credo che sia giusto così. L'Inter ha iniziato il campionato in maniera straordinaria, credo che è giusto che abbia, diciamo, le luci della ribalta. Più soddisfatto oggi di mercoledì? Dipende. Dipende da cosa. Il gioco sicuramente, il primo tempo è stato meglio oggi, il secondo tempo è stato meglio quello di Cagliari, ma diciamo sono le situazioni della partita, dentro la partita. Col Cagliari dovevi
cercare di fare gol, qui dovevi cercare di non prenderlo. Poi ci sono state, diciamo, oggi un mare di problemi, no? I due in centrale infortunati, una linea che nei minuti che credo non ho mai messo con Di Lorenzo centrale, però credo che quando hai dei giocatori intelligenti tutto è possibile, perché Di Lorenzo è un giocatore con una grandissima intelligenza. Ci vediamo a Genk, grazie.